Oggi un tuffo nel passato. Nana Ola stereotto da revisionare. Oggi un tuffo nel passato, mi devo dedicare alla revisione di questa Nana Ola, si chiama, che è uno stereotto da casa anni 70. Io ero piccolo piccolo. Parto subito a collegarlo e vediamo un po' i difetti. Vediamo un po', mi hanno dato anche le casse, le sue casse originali, vediamo poi se funziona tutto quanto. Allora, intanto lo accendiamo e lui si accende. Andiamo in radio, si sente un canale solo, Venerdì, voi siete lì, io sono qui per raccontarvi l'ultimo si sente un spettacolo canale di televisione solo, poi bisognerà vedere se è colpa sportivo della a nostra cassa disposizione, insomma. o se è colpa Allora, in questo del canale momento che non va. Bassi ha guadagnato un po' e alti, sforzandosi va con bene. tra-ta-ta. Bilanciamento non funziona, è sbragato. È rotto il bilanciamento. Boh, vediamo la cassetta. Battisti. Si sente girare qualcosa. Vediamo. Oh, adesso qua c'è il copyright. Però va. Funziona la cassetta. Ci sarà da cambiare la cinghia. Bene. Stavo facendo due prove. E il canale che non va è la cassa, perché li ho scambiati e il canale funziona, perciò dopo c'è da guardare una delle due casse. Qui come età siamo sicuramente nei primi anni 70, era un tipo di costruzione che facevano nei primi anni 70. Guardavo che c'è la cinghia, sì, sicuramente sembrerebbe da cambiare. Vedo di svitare un po' di viti qua, in teoria dovrebbe venire via. Ecco, sfilandosi fuori. Non so adesso come verrà via questo qui. Così, semplicemente così. Perfetto. Peccate al primo colpo. Sono stato fortunato. Eccolo qua. Ecco qua, guardiamo l'interno di questo stereotto degli anni 70. Allora, la cinghia, secondo me, gliel'ha cambiata già il cliente, perché è buona e infatti questo funziona. La radio funziona perché il giro della corda lo fa, è perfetto. Non si sente un canale, ma ho visto che è colpa della cassa. E poi c'era qui davanti il bilanciamento che è rotto. Adesso devo vedere come arrivare qui al bilanciamento. C'è da smontare sicuramente il frontale, perché è lì tutto lì sotto. Probabilmente viene via smontando il frontale, che poi è tutto attaccato qua a questo contropannello in metallo. Adesso studio un attimo com'è lo smontaggio. Ho smontato tutto il pannello sotto e ho visto che qui dal bilanciamento, adesso il cursore del bilanciamento gira, poi non faceva il bilanciamento, però qua hanno già fatto un accrocchio, hanno attaccato qua con dell'attac questo pezzo qui, chissà poi il perché, ma adesso misuro col tester se questo cursore funziona. Però andare a smontare questo cursore è un bel problema. L'ho misurato, è anche buono il cursore, l'unica cosa è che non va tutto a fine corsa, c'è qualcosa che glielo impedisce. Qua hanno pistolato con del collante, chissà. Dunque, bisogna cavare tutta la mascherina per riuscire a fare qualcosa lì. Ci provo. È un'impresa impossibile perché questi pomelli non vengono via, li hanno incollati, qualcuno ci ha messo della colla. Comunque ho provato da qua a forzare il cursore e sono riuscito a fargli fare tutta la corsa. Perciò adesso secondo me riesce a funzionare. Vi do una misurata un attimo, ma secondo me stavolta ci siamo. Esatto, va a zero. Perfetto.
Allora, di qua va, allora, tra massa e questo qui a zero, perfetto. Così fa tutta la corsa. Quando arriva qui è un po' più duro, però la corsa la fa tutta. Lo lascio così perché andare a provare a tirare, scollare, cioè spaccare tutto è controproducente. Bene, proviamo. 23 i treni coinvolti L'odio c'è, direttamente e diversi altri che hanno subito sinistro variazioni. e destro. 14ª giornata di Perfetto. gare alle Olimpiadi di Parigi, stamane nulla da Bene, fare per dai. gli azzurri. L'abbiamo risolta con poco. Abbiamo detto che la cassetta girava bene. L'unica cosa mi dispiace è che non posso farvi sentire Battisti, perché sennò qui. Oggi canta. Va bene, ve lo garantisco che va bene. Non ho una cassetta con musica free. Guardate, guardate che cinghie che volano che avevano gli stereo 8. Mi sembra la mia lavatrice di casa. E questi praticamente bastava innestare la cassetta. Non c'era play, cioè bastava innestare la cassetta così e partiva. Poi ci sono tutte le piste. Ci sono le piste che sono fatte così. Va a spostare la testina, ogni pressione che faccio va a spostare la testina. Cioè, essendo il nastro molto alto, molto spesso, ci sono tutte le piste e le fa in sequenza. Così. Non faccio altro che andare a spostare la testina nel nastro. Ok, bene. Metto dove parlano così non c'è il copyright. Perfetto. Ok, bassi e alti funzionano. Bene, lo richiudo e mi dedico alla cassa, quella che non funziona. Guardavo qua di dietro ho anche l'ingresso fono per un giradischi e questa è l'uscita speaker. Hanno fatto l'uscita speaker con gli RCA uguale all'ingresso fono, però vabbè, pazienza. Qui c'è l'antenna sia per la M che per l'FM. Finisco di montare queste viti e mi dedico alla cassa. La cosa strana è che ho misurato e l'impedenza la dà, però l'audio non esce. Adesso lo apro, vediamo un attimo che cosa c'è. Vediamo, vediamo, vediamo. Qua c'è un altoparlante, non è che c'è tanto, eh? Qui c'è un altoparlante, non c'è un crossover, non c'è niente. Dunque, c'è un altoparlante, ma è inchiodato. Ecco il perché non va. Volevo misurare un attimo l'impedenza. Perché mi misurava l'impedenza giusta prima. Sì, 8 ohm ci sarebbero, però è praticamente proprio inchiodato. Ma vediamo se vado a riparare il suo oppure se lo cambio. La mia idea sarebbe quella di sostituirlo perché anche a livello spesa è una larga banda. È proprio bloccata la bobina, è proprio saldata dentro. È che quando andrò ad aprire, dopo la bobina sarà tutta distrutta. Devo vedere di trovare un altoparlante simile. Visto che l'altoparlante è proprio inchiodato, cioè la bobina si è proprio saldata al traferro, non c'è niente da fare,
Vado in internet, vado a cercare due altoparlanti di simili caratteristiche. Raga, ho trovato delle bellissime Indiana Line, queste qua, che hanno lo stesso interasse di foratura, addirittura woofer e tweeter. Sono perfette per fare questo lavoro. Ora le cambio in tutte e due le casse. Sono perfette queste Indiana Line qui. Stesso interasse di fori, poi secondo me dovrebbe suonare anche meglio. Dovrebbe suonare. Cambiamo anche le viti. Metto delle viti a testa larga, così evitiamo anche le rondelle. Delle belle viti così a testa larga, così evitiamo. Sono le sue, sembrano fatte apposta. Ovviamente sarebbero anche più potenti queste. Questo sopportano 60 watt, ma suonano poi bene lo stesso. Ok. Stagni i fili. Fili attaccati. Ok, ho finito la prima cassa, ora smonto l'altra anche se funziona e gli metto su lo stesso woofer e poi proviamo. Raga, ho finito di restaurare anche le casse e devo dire che l'ho provato un attimo e migliorato tantissimo il suono. Bassi più profondi, gli alti un po' più scanditi, decisamente, decisamente migliorato. Adesso non posso farvi sentire della musica purtroppo, però senza continuare, ha la voce bella piena, bilanciamento funziona, insomma nel 2524 Hideo Kojima sarà sui libri come Giotto. È giunto il momento di parlare di preservazione, di catalogazione, bilanciamento destra, bilanciamento sinistra, scompariranno insieme con i nostri ricordi. Funziona, chi lo fa già. La cassetta funziona, la cinghia andava bene, il grande mondo del retro, le casse, un fenomeno su scala, le casse si sentono veramente veramente bene, ha acquisito proprio un suono molto più pieno, molto più caldo, molto più corposo. Sono contentissimo, spero che anche il cliente sia soddisfatto. Voi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qui con le riparazioni di Ivan Sa Channel. Ciao a tutti.